Questo programma è offerto da Catania, omicidio cimitero, 3 indagati, atto dovuto. Palermo, sesso con minori, condannato sacerdote. Termini Imerese, tutta la cittadinanza a fianco degli operai, la Fiat non può andar via. Palermo, inaugurato l'ecomuseo urbano Mare Memoria Viva. Catania, omicidio cimitero, 3 indagati, atto dovuto. Nessuna ipotesi privilegiata, ma soltanto un atto dovuto per compiere accertamenti irripetibili. Lo afferma la procura di Catania su 3 indagati per l'omicidio di Maria Concetta Velardi, la vedova di 59 anni, assassinata con colpi di pietra il 7 gennaio scorso nel cimitero di Catania. Gli indagati sono il figlio Fabio Matà e altre due persone che la conoscevano. Il legale del figlio, l'avvocato Lipera, non esclude, invece, che possa emergere il coinvolgimento di una donna nel delitto. Caso Gennuso. 6 fantasmi si aggirano per Palazzo dei Normanni, tra i lavori delle commissioni e le riunioni dei gruppi parlamentari. L'effetto Gennuso è anche questo. 6 deputati, tutti eletti nel collegio di Siracusa, infatti tra poco non saranno più onorevoli al 100%. Nonostante le rassicurazioni del presidente Arzione, che però ha chiesto in merito un parere dell'Avvocatura dello Stato, infatti la sentenza con il quale il CGA ha imposto la ripetizione del voto in 9 sezioni della provincia di Siracusa, dopo il ricorso al candidato MPA Pippo Gennuso, porta con sé l'annullamento del verbale di proclamazione dei deputati interessati a quella competizione elettorale. Annullato, insomma, l'atto che ha assegnato al candidato lo status di deputato regionale. La sentenza passerà in giudicato tra 3 settimane e a quanto pare i parlamentari siracusani sarebbero formalmente decaduti. Ma quei deputati certamente non si danno per vinti, stanno preparando la controffensiva. A Siracusa, insomma, sarà presto una guerra di carte, con la richiesta da parte degli attuali onorevoli di revoca della sentenza del CGA, ma soprattutto con la presentazione da parte degli stessi 6 deputati di una denuncia penale. Se dobbiamo andare a votare a causa di alcune irregolarità, racconta ad esempio il presidente della Commissione Attività Produttive Bruno Marziano, si faccia chiarezza sulle responsabilità. Bagheria, controlli della polizia. Ieri mattina, dopo una serie di controlli nel territorio bagherese da parte della polizia, sono state sequestrate 7 motociclette. Inoltre, sono 30 le contravvenzioni al codice della strada. Gli agenti hanno anche posto a verifica le condizioni di 6 esercizi pubblici. Nell'operazione è stato utilizzato anche un elicottero giunto da Palermo. Palermo, sesso con minori, condannato sacerdote. La Corte d'Appello di Palermo ha condannato padre Aldo Nuvola a un anno di reclusione per atti sessuali a pagamento con un minore. I giudici hanno riqualificato il reato. Inizialmente era stata contestata l'induzione alla prostituzione minorile e ridotta la pena. In primo grado aveva avuto 1 anno e 6 mesi. Padre Nuvola è stato arrestato alcuni mesi e sospeso a Divini S.f.A. per un'altra ipotesi di induzione alla prostituzione minorile venuta fuori durante l'indagine di un omicidio. Palermo, Ballarò. Ganese vende erbe ai carabinieri, poi li prende a calci e pugni. Giornata sbagliata per un ganese di 27 anni arrestato. Il ragazzo ha avvicinato due potenziali clienti per vendere delle sostanze stupefacenti, non sapendo che erano proprio due carabinieri in borghese mimetizzati da normali clienti. L'accaduto è avvenuto all'altezza del vicolo di San Michele Arcangelo, dove R.O. li ha agganciati facendo segno di seguirlo. Dopo essersi accertato che non ci fossero forze dell'ordine, ha chiesto ad alcuni connazionali di avvertirlo se quest'ultimi fossero arrivati, non sapendo che l'aveva proprio davanti. Giunta in piazza Lucrezia Brunaccini, il pusher, avvicinandosi a una piantina di marijuana, ha chiesto agli agenti «Quanta erba volete?» ed è qui che i militari si sono rivelati ed hanno cominciato un inseguimento. Dopo averlo bloccato, il pusher ha cominciato a sferrare calci, pugni e gomitate. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e violenza pubblica ufficiale. Palermo. Aggredisce commessa per rubare degli occhiali.
Un giovane di 25 anni, F.P., è stato arrestato ieri dai carabinieri dopo una rapina al negozio Optissimo in via Ruggero VII. Il giovane sarebbe entrato all'interno del negozio con fare sospetto, attirando così lo sguardo di una commessa. Credendo di non essere visto, il ragazzo si è diretto verso l'espositore di una nota marca di occhiali da sole, intascandone un paio e dirigendosi verso l'uscita. Subito la commessa ha tentato di bloccarlo e nel tentativo è stata spintonata con forza dal ladro, finendo rovinosamente per terra. Le urla della donna hanno attirato i carabinieri che subito hanno arrestato il giovane con l'accusa di rapina. Palermo, giovane denunciato per la truffa dello specchietto. Un giovane di Bagheria, R.G., 21 anni, ha tentato di estorcere denaro ad un automobilista con l'ormai famosa tecnica della truffa dello specchietto. Tutto è avvenuto in via Paruta, a Palermo. Un giovane, a bordo di una BMW, ha riferito che mentre era alla guida della sua autovettura era stato chiamato da una persona che l'aveva accusato di avergli rotto lo specchietto, cosa falsa. Il giovane ha ricevuto una richiesta di denaro per sistemare la questione del sinistro senza ricorrere alla denuncia alle rispettive assicurazioni, prima richiedendo 130 euro, poi 50 euro. I carabinieri, a seguito della perquisizione, hanno trovato il truffatore in possesso di una banconota da 50 euro contraffatta e, a seguito di accertamenti, risultava l'autore di analoghe truffe denunciate a Partinico. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. Alleanza Assicurazioni seleziona diplomati e laureati interessati ad un percorso formativo e professionale da inserire nelle strutture di Villa Abate, Ficarazzi e Palermo. Invia il tuo curriculum a palermo3.job@alleanza.it. Alleanza, la società che dà valore al tuo futuro. You sexy sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Termini Merese, tutta Termini a fianco degli operai. La Fiat non può andar via. È il giorno della mobilitazione generale a Termini Merese. La città si è fermata al grido «La Fiat non può andare via», a sostegno della presenza produttiva industriale e dell'indotto, anche in vista dell'incontro programmato al Ministero per lo Sviluppo Economico domani 14 febbraio. Un lungo corteo organizzato da FIM FIOM e UILM ha preso il via da Piazza Stazione e si sta snodando per le vie della città. Alla manifestazione partecipano operai, studenti, cittadini e sacerdoti, anche loro in prima fila a sostegno dell'avvertenza lavoro. Al passaggio dei manifestanti, i commercianti in segno di solidarietà abbassano le saracinesche. Cinisi. Una donna palermitana di 53 anni è morta stroncata da un infarto mentre si trovava su un pullman della Segesta SRL in direzione Palermo. La donna, colta da malore, ha chiesto all'autista di fermarsi. Il conducente è uscito allo svincolo per Cinisi. A bordo del mezzo c'era un medico che ha prestato i primi soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. È morta per arresto cardiorrespiratorio. Il posto è arrivato all'ambulanza del 118, ma i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Difficoltà anche per rintracciare i parenti della donna, che non aveva con sé i documenti di riconoscimento. È stato usato il cellulare e contattato l'ultimo numero nella lista delle chiamate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini, che hanno accertato quanto accaduto. Il medico legale ha dichiarato che si è trattato di morte naturale, quindi non è stata disposta l'autopsia.
autopsia. Misil Mary. Deposito auto rubate, blitz dei carabinieri. All'interno di un capannone industriale nella contrada Rigano di Misil Mary, i carabinieri hanno ritrovato delle autovetture di dubbia provenienza. Alcune infatti risulterebbero rubate. Le forze dell'ordine impiegate nell'operazione hanno denunciato 3 persone con l'accusa di concorso in recettazione di auto rubate. Procedono le indagini per stabilire la provenienza di altro materiale rinvenuto durante il blitz, come attrezzi per la riparazione e riverniciatura delle auto. Monreale. La pioggia incessante ha causato il crollo di una parte del tetto del comando dei vigili urbani. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per effettuare la messa in sicurezza della zona, facendo cadere i calcinacci con la consecutiva chiusura dell'intera ala dichiarata inagibile. Il sindaco Filippo Di Matteo ha dichiarato di aver già preso provvedimenti per il ripristino del tetto, consentendo così la riapertura della parte inagibile. A Monreale, l'11 novembre scorso, nella caserma della polizia, gli agenti sono dovuti ricorrere all'uso dei secchi per contenere l'acqua che filtrava dal tetto. Palermo, progetto Cottonet. Si leggono parole di amarezza e disappunto nella lettera aperta dell'imprenditore Giuseppe Pizzino, creatore del marchio Castello Camice, conosciuto in tutto il mondo per il Made in Sicily, da 2 anni impegnato nel progetto Cottonet, che mira alla reintegrazione della cultura del cotone in Sicilia. Il 15 marzo scade il tempo utile per raccogliere le firme che permetteranno al popolo siciliano di essere economicamente autonomo. Pizzino conta nella collaborazione dell'intera popolazione in seguito all'indifferenza delle autorità competenti. Racconta l'imprenditore dell'incontro avvenuto a fine gennaio con l'assessore Caltabellotta e la pretesa di questi, in seguito ad appuntamenti mancati, di parlare del progetto in esame in Piazza Indipendenza. In seguito ad un manifesto disappunto dell'imprenditore, l'incontro viene effettuato nella Sala Blu. Il progetto in discussione vede la reintegrazione della cultura del cotone in Sicilia, concluso lo scorso ottobre dopo 2 anni di lavoro. Il progetto sostiene che l'introduzione di una moneta regionale, complementare al sistema monetario europeo, può creare le risorse necessarie per finanziare gli investimenti strategici che darebbero lavoro a 250.000 disoccupati siciliani, riequilibrando il divario infrastrutturale con il resto d'Italia, la differenza del numero degli occupati rispetto al tasso di attività, il reddito delle famiglie che si porterebbe da 13.000 euro a 18.000, permettendo al prodotto interno lordo di crescere da 82 a 86 miliardi. Racconta in conclusione l'imprenditore che alla domanda posta all'assessore se avesse almeno visto le 8 comunicazioni che precedevano la fissazione di un loro appuntamento e se era al corrente della loro tematica, l'assessore rispondeva: «Sono qui da soli 20 giorni e sono all'oscuro di tutto». Come biasimare l'amarezza dell'imprenditore? La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, inaugurato l'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva,
Sabato scorso, presso l'arsenale della Regia Marina e l'ex deposito locomotive di Sant'Erasmo, è stato inaugurato l'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva. L'Ecomuseo ha come priorità quella di sviluppare la partecipazione sociale della comunità nel rapporto tra Palermo e il mare, fungendo da soggetto qualificatore della costa occidentale siciliana. Il progetto dell'Ecomuseo è stato ideato dall'organizzazione culturale CLAC ed è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione con il Sud. L'Ecomuseo racconta lo storico rapporto tra Palermo e il mare e le trasformazioni di questa città complessa nella vita del lavoro di tante persone. Vi sono storie di resistenza, di viaggio, di commercio, di vacanze e di lavoro. Vi sono ricordi, luoghi, fiabe, cartoline. Vi sono naviganti, portuali, scrittori, poeti, bagnanti, pescatori, operai dei cantieri navali, capitani e marinai. Gente che va per mare e gente che se lo porta sempre dentro, ovunque sia. Un modo per rappresentare l'uomo e il mare. Connubio perfetto della società palermitana. Questo programma è stato offerto da Un saluto a tutti voi amici del meteo.it da parte di Antonio Sanò, direttore del portale. Vediamo le previsioni per venerdì 14 febbraio, quando sull'Italia si espande un campo di alta pressione di provenienza nordafricana che garantirà un bel tempo su gran parte delle nostre regioni con un clima quasi primaverile. Ma come di consueto passo la parola a Silvia Caravello. E grazie davvero al nostro direttore che sta svolgendo un ottimo lavoro. Ecco il dettaglio: al nord avremo una prevalenza di cielo poco parzialmente nuvoloso con assenza, vedete, di precipitazioni. Fortunatamente dal pomeriggio e sera aumentano decise le nubi a partire dalla Liguria verso le altre regioni. Al centro avremo prevalenza di bel tempo su gran parte dei settori. Dal pomeriggio aumentano le nubi dalla Sardegna verso la Toscana, ma vedete, senza fenomeni associati. Nelle regioni meridionali ancora qualche debole pioggia lungo le coste tirreniche di Campania e Calabria, ma in esaurimento, bel tempo altrove con tanto sole e un clima mite, gradevole. Non sono previste importanti nevicate sui rilievi. E vediamo anche dei venti che saranno inizialmente occidentali, poi tendono a girare dai quadranti meridionali entro sera. Avete visto anche le quote per quanto riguarda la neve, minime pressoché stazionarie con 1-9 gradi al nord e al centro, fino a 10-12 gradi al sud. Durante il giorno avremo un generale aumento termico con 9-15 gradi al nord, sarà mite al centro con 14-17 gradi e fino a 18-19 gradi al sud. Benissimo, l'aggiornamento meteo termina qui per il momento. Avete visto, sentito temperature in aumento, clima primaverile al centro e al sud, sarà un po' più mite anche al nord, ma ricordiamoci che siamo ancora in inverno. Clima impazzito? Forse, ma il freddo arriverà. Seguiteci su ilmeteo.it.